mio ricordo del periodo di Natale è legato a una stalla e alle giornate nevose d'inverno. La cascina di via Gorizia, in cui abitavo, ormai un rudere dismesso, era quasi un luogo sperduto, collegato al paese solo da un sentiero di campagna. Sento ancora il tepore, dovuto al fiato degli animali, il profumo del fieno e della paglia, motivo per cui lì si faceva filò, si passavano serate, le donne a cioccolare e a rammendar calzini e a far la maglia, gli uomini davanti a un bicchiere di vino a raccontarsi dei problemi quotidiani, a volte giocando a carte. Alla sera non mancava mai il rosario, detto rigorosamente in latino: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecu, benedicta tu mulieru, benedicto fructus ventris tui. Poco più di un gran lo, dato che a malapena si sapeva l'italiano. Era anche il luogo del mistero, vietato a noi bambini, quando gli adulti passavano la notte ad aiutare la vacca a partorire tirando il vitello per le gambe. Oppure è l'immagine di mia madre che mungeva la mucca seduta su uno sgabello col secchio tra le gambe e io che tenevo la coda per evitargli le sferzate dell'animale, intento a scacciar le mosche che non mancavano mai, nonostante le lunghe strisce appese imbevute di vischio a cui rimanevano attaccate. Quando era il momento, si passava la serata seduti su enormi cataste di grano turco, tutta la famiglia intenta a separare il cartoccio dalla pannocchia. Era un mondo antico, duro, ma per certi versi rimpianto, su cui anche Pasolini ha scritto, mettendoci in guardia dall'eccesso di un consumismo capace di sradicare le coscienze e di omologare tutti nel consumo. Ma il Natale era anche lo stupore per noi bambini, dai pantaloni corti, con le guance rosse e il moccio sotto il naso, non avvezzi a ricevere regali. Non era la corsa consumistica di adesso, ma un vero momento magico, atteso, contando i giorni alla rovescia, aspettando la fatidica mezzanotte. Non si era mai certi di cosa ci aspettava e spesso era poca cosa, ma sempre era una gradita sorpresa. Il Natale è anche un auspicio al mantenersi umani. Quest'anno il Natale sicuramente ci coglie un po' diversi dal solito e per un momento di auguri siamo venuti qui nella valle. La valle è sempre un luogo un po' speciale, ho scoperto, io sono qui da poco a Fagnano, ma un luogo speciale per venire a camminare, a stare un po' in famiglia con gli amici. Precisamente qui tra l'altro siamo in un luogo dove c'è la sede di un'associazione che fa tanti eventi di aggregazione qui a Fagnano Lona. Qui la valle è un posto sentito. Se noi apriamo la Bibbia troviamo che ci sono alcune valli in cui accadono tante cose. C'è una valle in particolare che non ha nome, ma in cui il Signore manda il profeta Ezechiele perché era una valle che era piena di ossa inaridite. Noi a Natale quest'anno arriviamo un po' così, con le ossa un po' acciaccate, da un anno faticoso che ci ha privato di tante cose, che ci ha fatto sentire un po' meno sicuri nell'andare in giro, nello stare con gli altri. Chissà che questo Natale ci porti a fare un passo in più, un passo in avanti, verso un'umanità davvero ristrutturata dallo Spirito del Signore che soffia in questa valle e al tempo stesso ci permette di diventare persone nuove.
Natale per me, quando ero piccola piccola, voleva dire un giorno come tanti altri. I miei genitori erano troppo poveri e austeri per permettersi un regalo per ognuno di noi figli. Non sapevo neanche che normalmente durante il giorno del Natale si ricevevano doni e si mangiava cibo buono. Semplicemente per me era un giorno in cui si doveva andare a messa, anche se all'epoca ogni giorno era buono per essere obbligato ad andare in chiesa. Il primo Natale che ho vissuto a Fagnanolona fu quando avevo 6 anni. Io sono nata in Veneto, poi mio padre e con alcuni miei fratelli si sono trasferiti qui. Ho fatto un paio d'anni dalla mia zia perché ero troppo piccina, circa dai 4 ai 6 anni, dopodiché raggiunsi la mia famiglia qui. Durante quel Natale del 1960 eravamo già 7 fratelli, l'ultima sorellina sarebbe ancora dovuta arrivare. Ricordo quella mattina speciale, mi alzai di buon'ora e raggiunsi la stanza principale. Al centro c'era un'enorme tavolata piena zeppa di pacchi e pacchettini. Rimasi a bocca aperta, per una bambina che non aveva mai ricevuto nulla, né a Natale né ai compleanni, quello era il paradiso. Probabilmente il paese aveva fatto una colletta per tirar su qualcosa per noi. Eravamo già 7 fratelli, vivevamo in un cortiletto vicino al castello, l'unico che lavorava era mio padre e per di più ci eravamo appena trasferiti. Si vede che qualcuno della zona ci aveva visti e aveva pensato che anche noi meritavamo un vero Natale. Chissà se i miei genitori l'avessero mai festeggiato prima di allora. Ho ancora negli occhi il bambolotto destinato a me. Era senza vestiti, probabilmente era rimasto orfano di bambini che giocassero con lui. Era bellissimo, non avevo mai avuto una bambola per me. Lo vidi sdraiato sul tavolo, mi avvicinai quasi incredula. Non era possibile che quello fosse davvero per me. C'era un regalo per ognuno di noi figli e il resto dei pacchi era soprattutto cibo. Tutti erano felici e c'era davvero atmosfera di festa. È così che mi ricordo il mio primo vero Natale. Io passo buona parte delle mie giornate nel carcere di Busto Arsizio, dove di ossa inardite ne vedo molte. Persone o bene o male le cui scelte di vita o le cui situazioni in cui si sono trovati dentro hanno fatto sì che le loro umanità venissero davvero messe alla prova, altro che il coronavirus, messe alla prova dal male, da un male subito, da un male fatto, da un male di cui si è stati talvolta spettatori e altre volte invece di cui si è stati attori e magari uno non riesce del troppo a capicciarsi di come è stato possibile fare certe cose con le proprie mani. Allora davvero il Natale sia occasione per avvertire questa profonda profezia di una possibilità di resurrezione, di rinascita, di un'umanità nuova, bella, intensa. Piace essere qui in questa valle,
perché qui passa il fiume Olona, qui dietro c'è la ex Candiani, forse si vede addirittura qua in questo video, e proprio qui alla ex Candiani, a Fagnano Olona, prende vita una cooperativa che si chiama proprio la Valle di Ezechiele. E questa cooperativa è una cooperativa che vuole essere occasione esattamente per provare a rimettere in piedi delle persone che invece la vita ha un po' frantumato. Persone detenute, persone che hanno fatto un percorso di reinserimento, persone che il carcere valuta come persone a cui è possibile dare un'occasione, e allora tra le tante aziende che ci sono qui alla Escandiani nasce questa impresa cooperativa che si chiama proprio la Valle di Ezechiele. Il Natale è sempre stata una ricorrenza molto sentita in ogni realtà, ma indubbiamente in oratorio questa acquisiva un'importanza imparagonabile. Una tradizione a cui tutti tenevano particolarmente era il presepe vivente. Tutte le mamme e le nonne che nel bene o nel male erano sarte o comunque sapevano cucire preparavano i vestiti. Poi c'era l'allestimento. Di solito si svolgeva nel campo in via Venegoni, dove c'era una piccola casa abbandonata che veniva usata come grotta di Betlemme. Si portava del fieno, si installavano delle luci per poter illuminare la scena anche di notte. Un dettaglio indimenticabile era la stella cometa. I nostri papà ce la costruirono apposta per questa occasione e poi fu trasportata alla chiesa di Santa Maria Assunta. Partiva dal tetto, dove si allungava tutta la coda, e poi scendeva per terra, dove, con un'enorme esplosione, arrivava la testa della cometa. Che ricordi! Era davvero un momento sentito in tutto il quartiere. Nei primi tempi c'era ancora Don Luigi del Torchio, poi ci ha affiancato Don Stefano. La cosa che però è più rimasta in tutti quelli che hanno vissuto questo momento è l'agitazione e l'emozione di poter essere parte di questa tradizione così sentita. Col tempo anche questa tradizione così partecipata è andata a perdersi, fino a ridursi a una semplice preghiera in via Venezia. Ma quelle serate, le preparazioni, gli incontri tra piccoli e grandi, quei momenti saranno sempre per noi sinonimo del Natale. Se andate nella chiesa di San Gaudenzio, troverete che proprio lì dove è custodito Gesù Eucaristia c'è un'immagine molto forte, perché l'immagine artistica del tabernacolo rappresenta Gesù in catene, in galera diremmo, Gesù in galera. E, beh, insomma, quando sono arrivato 2 anni fa è una delle prime cose che mi ha colpito chiaramente, iniziando io il mio servizio presso la casa circondariale di Busto Arsizio. Gesù, quando sceglie di farsi carne, sceglie una sorta di galera, la galera dell'entrare dentro un mondo in cui sarebbe stato uno fra molti, in cui la sua divinità doveva essere conosciuta, compresa per essere venerata come tale. Gesù sarà semplicemente un bambino di Nazareth che cresce con la sua famiglia, che non è niente e non è nessuno, sceglie un corpo finito che per tutti i filosofi della storia è una cosa folle, perché Dio è l'infinito per definizione, insomma, colui che non ha una sua chiusura o una sua agguantabilità. Di fatto sceglie una condizione di vita in cui ha, come dire, tanti condizionamenti, tanti limiti imposti, mentre lui che è Dio, che è l'Onnipotente, quali limiti dovrebbe avere? Allora entra anche nella nostra umanità, nelle nostre prove, entra anche nelle nostre sofferenze, entra anche in tutti questi limiti che quest'anno ci fanno sentire più in difficoltà a festeggiare, a sentire il Natale e quant'altro. Il Natale però è un po' il Signore che decide di entrare in tutti i nostri condizionamenti umani, di assorbirli, di provarli tutti, fino all'ultimo, fino a quello addirittura della morte. E in questo anno 2020
le immagini delle bare, le immagini degli ospedali, sono immagini che non ci abbandoneranno così alla svelta. Il Natale a casa mia è sempre stata una festa speciale. L'atmosfera e il raccoglimento familiare di quella ricorrenza ha sempre avuto qualcosa di unico che continuo a cercare di preservare. Prima ancora che nascesse mia figlia, iniziavo a pensare agli addobbi a novembre, così chiedevo a mio marito che mi aiutasse a portar giù gli scatoloni e l'albero. Non che lui mi abbia mai particolarmente aiutato. Da tipico uomo, affermava che io ero bravissima e quindi non volesse contaminare il mio gusto estetico natalizio col suo, che oggettivamente di estetico aveva ben poco, ma questo non gliel'ho mai detto. Volevo proprio che la mia gioia, data da quella festività, fosse espressa anche in casa mia e curavo che tutto fosse squisitamente natalizio. Nel 2008 nacque nostra figlia. Mio marito aveva sempre voluto diventare padre. Ha perso la sua famiglia quando era molto piccolo. Prima il padre l'ha lasciato e qualche anno dopo anche sua madre. Il suo sogno è sempre stato quello di avere una bambina, così da poterla chiamare come sua madre Bice e ricreare quella famiglia che gli era stata privata troppo presto. Non trovo le parole per esprimere quanto amore abbiamo provato quando è nata. Era la realizzazione di ogni nostro desiderio, avere una famiglia e qualcuno da amare. Perché essere amati è bello, ma amare qualcuno lo è ancora di più. Da allora il Natale è stato ancora meglio. È sempre così quando fai le cose per gli altri a cui vuoi bene. Ti sforzi di più perché su di te puoi anche fare sconti, ma i tuoi cari no, mai. I primi Natali, quando era ancora piccina, non cambiò tanto l'atmosfera. Le cose iniziarono a cambiare nel 2010, quando lei aveva 2 anni, perché allora voleva assolutamente aiutarmi ad addobbare. E come tutte le mamme sanno bene, quando i bambini iniziano a metterci mano, l'ordine lascia il passo alla fantasia. L'anno seguente, invece, sua zia le regalò un grande Babbo Natale gonfiabile che andava su e giù da una scaletta, come se stesse entrando e uscendo da una casa da cui aveva portato i regali. Mia figlia ne restò ammaliata e da quel momento in poi lo chiamò semplicemente su e giù, tant'è che ancora oggi non si chiama più Babbo Natale, ma su e giù. Mamma, quando tiriamo fuori su e giù? Un'altra tradizione, degna del migliore dei Natali con i bambini, era preparare i biscotti e il latte caldo per Babbo Natale. Il suo Babbo Natale di fiducia, mio marito, ovviamente favoriva e gradiva durante la notte della magia. Poco prima del Natale del 2012 avevamo deciso di andare a fare una gita a vedere la vera grotta di Babbo Natale a Ornavasso. C'era una grotta molto lunga con le renne vere, il trono del re del Natale e il vecchio in carne ed ossa che accoglieva tutti i bambini prendendoli in braccio. Poco prima di raggiungere Babbo Natale c'era una buca delle lettere dove i bambini potevano imbucare la propria letterina. Era in braccio a mio marito lungo la fila e lui le diceva: «Tata, fra poco inseriscila nella buca, ma stai attenta, perché ti arrivino i regali devi essere stata molto brava. Guarda che Babbo Natale sa tutto, lo sa se hai fatto la monella». Lei non rispondeva, un po' intimorita dal posto. Credo che non se la immaginasse così la grotta del suo idolo. Più ci addentravamo e più si attaccava al collo di mio marito. Ad ogni passo vedevo inoltre che portava la lettera sempre più dietro, fino a nasconderla sotto il giubbotto dietro la schiena. «Perché fai così?» «Mamma, io non sono stata così brava, non voglio dargli la letterina, sono sicura che non mi porterebbe nulla», rispose a un passo dalle lacrime, e niente, non ci fu verso di convincerla a imbucare la lettera. Il 2015 fu l'ultimo Natale che passammo tutti insieme. Mio marito venne a mancare a metà novembre del 2016 e da allora ho sempre cercato di far vivere bei momenti a mia figlia. Sempre per il fatto che a te puoi rinunciare, ma non alle persone che ami. Ma inevitabilmente le cose non furono più le stesse.
Il Natale per me è sempre stato sinonimo di raccoglimento, di gioia, di cura familiare. Volevo che questo si sentisse e si vedesse, per questo tenevo agli addobbi, al cibo, ai doni e per questo ci tengo ancora. Mia figlia cresce e si merita di essere felice e di sentire quel calore del Natale che mio marito era tanto bravo a trasmettere e che io sto imparando, mi sto sforzando di fare. Ci tengo a sottolineare però che il Natale non sono gli addobbi, non è il cibo e neppure i doni. Questi sono un mezzo per concretizzare ciò che è davvero importante, l'amore. Credo di averlo sempre saputo, ma ora ne ho preso anche coscienza. Ora che convivo con questi ricordi, allo stesso tempo stupendi e dolorosi, lo capisco. Quando c'è amore, è sempre festa, è sempre Natale. Il Natale in carcere di solito io in realtà adesso sono 2 anni che sono lì, per cui non è che abbia tutta questa esperienza. Questo sarà per me il terzo Natale in galera. Ricordo che l'anno scorso c'era un volontario storico che veramente una vita che fa il suo servizio, faceva servizio quando ancora il carcere era quello in centro a Busto, quello di fianco alla biblioteca attuale, insomma. Per lui era il 44esimo Natale in galera. Davvero un uomo di una tenacia straordinaria, di una pazienza straordinaria. Insomma, adesso in realtà il Natale in carcere quest'anno sarà molto più difficile. Natale di solito è un momento di festa, si celebra la messa, magari si ha occasione, opportunità di rompere un po' il grigiore, un po' monotono dei giorni che sono sempre uguali. Perché lì i regali calendario ogni anno, perché almeno, come dire, scorrendo, segnando, si rendono conto che arriva quel giorno che è il 25 di dicembre, perché se no è un giorno come tutti gli altri, grigio come tutti gli altri. Riuscire a lasciar scandire il tempo in carcere è una cosa difficile. Io invito sui calendari, nelle celle, quelli che regalo io, perché poi ci sono gli altri calendari che, vabbè, insomma, potete immaginare, con carcere sono maschile, cercano di ricordarsi certe cose come sono fatte, ma ciao, lasciamo perdere, insomma, no? Poi regalo anche magari le immagini del Papa, le mettono lì di fianco e non vi dico che cinema che c'è nelle celle, vabbè, insomma. Vabbè, adesso, vabbè, pare che l'account Instagram del Papa abbia messo un like a una fotomodella, qui i nostri carcerati sono più avanti, loro questi accostamenti li fanno facili, insomma, tra le donne e le madonne è lì tutto insieme, vabbè, pace, insomma. Però sì, dopo Natale, con la Santa Messa, si fa un momento, la messa è un momento solenne, magari viene un vescovo a celebrare,
e poi magari si ha occasione di qualcosina, come dire, di festoso da mangiare, da bere, poi con i volontari, e gli anni scorsi con Madre Augusta, che la scorsa estate ci ha lasciati, andavamo in giro per tutte le celle di tutto il carcere. Considerate che l'anno scorso a Natale c'erano 440 persone in carcere, quest'anno ad oggi siamo a 370, giù di lì, insomma, con il Covid un po' di persone sono state scarcerate, qualcuno è rientrato, qualcuno no, e via dicendo. E per tutte le celle a dare dei segni, magari un dolce, che può essere un panettoncino, piuttosto che qualcosa per scrivere, qualcosa per lavarsi, insomma un regalo, ecco, un piccolo segno. Il calendario, l'anno scorso il calendario l'hanno preso in tantissimi di Fagnano, perché l'avevamo realizzato all'interno del carcere con le foto scattate dalle persone detenute con un fotografo che aveva guidato il corso. Quest'anno fare questi corsi all'interno è stato praticamente impossibile, per cui non si è potuto realizzarlo per il 2021. E quindi niente, si passa, si saluta, si fa gli auguri a chiunque, gli auguri li prendono tutti, anche le persone che sono di altra nazionalità o di altra religione, tutti si partecipa un po' a questo momento per rompere un po' questa monotonia, questo grigiore, che è una cosa devastante, e far sentire che quel giorno, per quanto sempre dietro le sbarre, è un giorno diverso. In realtà io so bene che poi quando esco e quando vado, alla sera quando tramonta il sole, il Natale porta con sé una malinconia straordinaria, nel senso che soprattutto per le persone che hanno famiglia, che hanno moglie, che hanno figli, che per carità di Dio hanno sbagliato, devono pagare tutto quello che volete, eccetto, ma quel giorno è un giorno in cui la mancanza della famiglia la si sente in maniera più intensa e più forte. E per piacere non mettetevi a dire che queste mancanze qua sono educative, perché le persone che entrano in carcere vi rientrano quando escono, vuol dire che il carcere non ha funzionato, ma quella mancanza lì è un dolore davvero grande. Quest'anno in particolare, questo 2020, ha visto tutti noi stare più separati dai nostri cari. E lì di più, lì i papà non hanno potuto vedere i loro bambini a colloqui per 6 mesi. Li hanno riavviati i colloqui per 2 mesi, 3 mesi, quello che è stato, e adesso li hanno richiusi un'altra volta. Quindi possono fare i colloqui tramite telefono, grazie a Dio c'è questa possibilità. Lei no, proprio la stessa roba, insomma. per cui per quanto possiamo ognuno di noi avere il suo pensiero sulla cosa e dire ma così, cosa, cosù, il Natale è questa cosa qua in carcere. Un momento di grande malinconia, di grande nostalgia, di grande... come dire, senso di mancanza degli affetti, dei legami più veri, insomma. Su questo poi potremmo aprire grandi capitoli, ma questo di fatto è. E allora sì, insomma, una preghiera da dire per i carcerati, non è una cosa che ci viene così facile alle labbra, ci viene più da pregare per tante altre, diciamo, categorie di persone svantaggiate, Eppure se noi ci pensiamo un attimino, chi sono quelli che hanno più bisogno di preghiera? Perché i poveri, prima che della nostra preghiera o insieme alla nostra preghiera, hanno bisogno del nostro contributo concreto, di dare qualcosa per loro, i vestiti, il mangiare e quant'altro. Lì ci sono tanti poveri, ma il regalo più bello che noi possiamo fare a Natale per le persone che sono dietro le sbarre è proprio fargli giungere il calore della nostra preghiera, fargliela sentire, perché lì c'è un senso altrimenti di solitudine e di abbandono che può essere davvero terribile, davvero terribile. L'ultimo racconto lo voglio fare io. Vi voglio raccontare di quando ero un chierichetto e le settimane prima di Natale accompagnavo Don Luigi Brambilla lungo le strade del paese per andare a benedire le case. Allora non c'erano molte opinioni differenti e tutti facevano entrare il prete in casa. Ho imparato a conoscere l'Italia entrando nelle case degli italiani, dal profumo dei riscaldamenti a metano, le stufe a gas,
oppure i caminetti a legna. Le case dei ricchi e quelle dei poveri. Dalle case popolari alle vie del centro. Tutti avevano qualche problema e Don Luigi aveva sempre una parola giusta per tutti. Qualcuno mi dava anche la mancia. Era il 1980. Tanti auguri carissimi, buon Natale di cuore, buon cammino per chi è camminatore come me, buon cammino è l'augurio che si fa lungo il cammino di Santiago. Ecco, mi raccomando, ci ha chiesto un distanziamento che chiamano sociale, ma in realtà è un distanziamento fisico, è star distanti per non farsi passare il virus. Che non sia però un distanziamento sociale vero, che non sia un distanziamento da persone. Troviamo altre forme di vicinanza, di prossimità, di prenderci a cuore le persone più in difficoltà, di farci carico l'un dell'altro, di chiamarci, di telefonarci, di starci vicini, di farci gli auguri. Se ci tocca di stare distanti fisicamente, non facciamo mancare le vicinanze dei nostri cuori. Buon Natale di cuore e tanti auguri.